Ok, benvenuta nel reparto. Questo qui è il tuo letto. E voglio saltare su questo bel letto soffice. Oh no, l'ho rotto. Quello non è il tuo letto. Il tuo letto da povera è quello. Ai, ci sono io qui sotto. Devo cancellare il letto rotto. Ok, ora lo sostituisco con uno ancora migliore. È il momento di srotolare il tappeto rosso. Fiato alle trombe! Fate largo alla regina! Ecco i tuoi salti! Benvenuta nel tuo reparto! Perfetto, è comodo, proprio come dovrebbe! Forza con questo, va! Avanti, è ora del tuo bagno! Prima la ragazza ricca! Ho un'idea! Svuotiamo questo bidone! Ora salta dentro! Oh, un attimo! C'è della schiuma nella spazzatura, possiamo usarla come sapone! Poi questo annaffiatoio per risciacquare! Ai, il sapone mi è entrato negli occhi! Ops, ecco un cappello! Lo aggiusto solo un po'! Ecco, così ora non ti andrà negli occhi! È molto meglio, vero? Bel lavoro! È troppo sporco! Eccoti dei soldi per migliorarlo! Certamente! Metterò questa tenda da doccia! Prego, puoi entrare! Ora ti farò un bello shampoo! È così rilassante! Ora sciacquo via con l'acqua! Ehi! Mi è entrato il sapone negli occhi! Ops, scusa! Abbiamo un gadget per questo! Vedi? La visiera impedisce alla schiuma di entrarti negli occhi! Le ragazze ora sono fresche e pulite! Duello con le spade! Ragazze, è il momento della vaccinazione! Eh? Oh no! Agli occhi delle ragazze, quelle siringhe sembrano enormi e spaventose! E i dottori sono terrificanti mentre le tengono in mano! Aiuto! Presto, nascondiamoci! E ora? Come posso fare? Ehi! Che c'è? Niente più siringa, vedi? Ora puoi uscire! Cosa si è inventato? Oh, guarda laggiù! Ecco la mia occasione per fare l'iniezione! Smettila di urlare! Toh, una mela! Questa ti tapperà la bocca! Oh! Finalmente! Come posso convincerti? Un unicorno? Ho un'idea! Trasformerò questa siringa in un unicorno! Un unicorno? Questo unicorno è qui per darti un bacino! Vedi? Tutto fatto! Oh no, c'è un'ape gigante! Ah, è enorme! Giochiamo con lei! Colpiamola con un cuscino! Oh no, mi appunto! Che succede qui? Ah, ecco, una bottiglia con una sostanza tossica! Mi è venuta sete! Oh cielo, questa è proprio roba buona! Comunque, scaldiamo la bottiglia! Poi la usiamo per rimuovere il pungiglione. Tutto fatto, niente male, vero? Sì, grazie, dottore! Oh no! Per fortuna ho una pompetta d'oro! Questo gadget rimuoverà facilmente il pungiglione. Wow, ora sto molto meglio! Ecco il tuo pagamento! Ah, che bella giornata! Oh, ma il pavimento è bagnato! Che schifo! Dottore? Sì, che succede? Fai qualcosa per i miei piedi bagnati! Santo cielo, c'è una brutta perdita d'acqua! Ti pagherò! Ok! Che succede? Qui è tutto bagnato a causa di quel tubo rotto! Ok, vediamo di trovare qualcosa per te! Guarda questi bellissimi sandali con il tacco! Ti stanno davvero bene! Mi piacciono! Ecco i tuoi soldi! Grazie, ma non è tutto. I tacchi delle tue scarpe contengono caramelle. Cosa? Davvero? Fammi vedere. Wow, è un rossetto caramella! È delizioso! Oh oh, questo tubo perde un sacco di acqua. Vabbè, niente che una buccia di banana non possa risolvere. E un po' di nastro adesivo per fissarla. Ecco, problema risolto, Le mie pantofole sono tutte bagnate, dottore! Ah, stupido cartone! Aspetta, cartone? Ho un'idea! Qui ricicliamo tutto, quindi tirerò fuori qualcosa con questo cartone! Tada! Pantofole di cartone! Questo paio è solido e resistente! Perché non le provi? Wow, mi stanno proprio comode!
Mi piacciono! Ehi, giochiamo con la palla! Arriva! Ehi! Oh! Ragazze, cos'è successo? Stai bene? Ti sei fatta male? La palla mi ha colpito un dente! Fammi vedere! Balla! Vediamo un po'! So cosa fare! Userò il mio dispositivo e mi teletrasporterò dentro la tua bocca! Ecco, togliamo il tuo dente rotto! Ci sono oro e pietre preziose, me ne tengo un po' per me! Comunque, mettiamoci un dente d'oro! E ora, torniamo al mondo reale! Sono tornato! Wow, mi piace il mio nuovo dente! Ti meriti proprio il lingotto d'oro, dottore! Ben fatto! Tirati su, fammi vedere cosa c'è che non va! Il tuo dente è rotto! Ops, ora è proprio andato! Proviamo a metterci un mattoncino Lego! Ah, non ci sta! Allora rimettiamo a posto il tuo vecchio dente! Aspetta, mi teletrasporterò dentro la tua bocca! Ah, che puzza qui dentro! Mi serve una maschera antigas! Va bene, iniziamo eliminando questo dente rotto e sostituiamolo con un mattoncino Lego! Si adatta perfettamente! Via, torniamo indietro! Quel posto è un inferno! Beh, non è proprio bellissimo! Andrà bene, penso di aver fatto un ottimo lavoro! Che creativo! La battaglia è iniziata! Caricare le armi! Occhi sul bersaglio! Fuoco! Oh cielo, questo è un campo di battaglia! Oh no, stanno entrambe soffocando con i proiettili! Aiuto! Che succede qui? È il momento del mio fidato gadget per estrarre il proiettile! Ma è una pallina di carta accartocciata? Wow, finalmente posso respirare di nuovo! Evviva! Vediamo cosa posso fare! Proverò a farti girare finché non lo sputerai fuori! Ha funzionato? Piano B! Devo prendere un aspirapolvere! Devi metterlo in gola! Oh, giusto! Ok, aspiriamo tutto via! Ok, tutto rimosso! Ora mi sento meglio! Sono felice che tu stia meglio! Dammi il 5! Oh, qui è pieno di moccio! Oh, non importa, voglio solo giocare con le mie caramelle! Gnam gnam! È ora della tua medicina! No! Cosa? Ehi, guarda l'uccellino! Dove? Metterò la pillola nella macchinetta. Oh no, niente, mi sarò sbagliato. Continua a giocare. Ok, voglio prendere quella caramella gigante. La ragazza non sa che in realtà ha preso la medicina. Wow, ora mi sento molto meglio. Guardati, sei un disastro. Sei piena di moccio. Fammelo aspirare via. Stai un po' ferma mentre finisco. Ecco, tutto fatto. Che schifo! Mi fa vomitare! Comunque, è ora di bere la tua medicina! Non mi piace! Va bene, la berrò io! Oh, ho un'idea! Prenderò delle caramelle dalla macchinetta e dell'uva. Ma cosa? Ok, scaldiamo la caramella fino a farla sciogliere. Poi la versiamo nella bottiglia della medicina e mescoliamo. Dopo immergiamo un chicco d'uva nella bottiglia della medicina e facciamo un lecca-lecca. Wow! Ha un sapore dolcissimo! E vai! Sono proprio contento che ora tu stia meglio. Benvenuta nel tuo reparto, ragazza povera. Wow, è fantastico! La ragazza povera sta macchiando il fantastico letto con i suoi piedi sporchi. Oh, no, no, no! Scendi subito da lì! Quello non è il tuo letto! Cosa? Quello non è il tuo letto, sei povera, quindi è questo il tuo letto. E questo è il tuo povero dottore. Accidenti, questi giovani. Rifarò il letto del ragazzo ricco con le lenzuola dorate. Un tappeto rosso? Wow, è il ragazzo ricco e anche un dottore ricco. Dottore ricco contro dottore povero. Chi pensi sia il migliore? È l'ora delle caramelle. Non prenderò quella pillola gigante. Sono Skittles? Mi è venuta un'idea dolce. Metterò questa pillola di medicina tra le caramelle. Guarda, ti ho preso una macchina per le caramelle. Wow, è fantastico! Voglio prendere un sacco di caramelle!
Ne ho presa una! Sì, vieni da me! Wow, questa caramella è enorme! Non ho neanche fatto fatica. Non voglio prendere la medicina, portala via! Prenderai questa pillola, altrimenti... Un martello! La sto polverizzando! Eh? Non la voglio! Metterò la pillola in polvere in una ciotola. Poi aggiungerò dei semi di chia. Ora ci verso un po' d'acqua. Ehi, questa sacca di sangue è ancora utile. Aggiungo una goccia di sangue al mix e inizio a mescolare. Ecco, ho finito. Ti ho fatto una caramella filante. Assaggiala. Wow, è al gusto di fragola? Assaggiala. Ok. È deliziosa. Vedi, le ho fatto prendere la medicina con l'inganno. Che importa? Quelle api sono decisamente attratte da quello sciroppo di miele. Oh no, il ragazzino sta per addentare un waffle al gusto di ape. Eh? Sembri un criceto. Oh no, anch'io addosso un'ape. Ah, mi appunto! Cosa sta succedendo qui? Devo bruciare il pungiglione. No! Sei pronta? È ora di cucinare. Guarda come il fuoco sta bruciando il pungiglione. Meno male che ho portato un mini estintore. Basta una spruzzatina qui e poi togliere tutta la schiuma. Sono il dottore migliore. L'apo mi ha punto sulla lingua. Questo si chiama allarme rosso. Ottimo. Il pacchetto è stato consegnato. Apriamolo. Questa pompa risolverà tutto. Sta estraendo il pungiglione e il veleno. Wow, sei il migliore, dottore. Hulk è mio! No, è mio! Non credo che Hulk abbia superpoteri estensibili. Oh. Oh. Entrambi i bambini si sono fatti male al braccio per la caduta. Il mio paziente si è fatto male? Siediti e fammi vedere il braccio. Faremo una radiografia. Oh oh, ti sei rotto l'osso, brutta faccenda. È il guanto dell'infinito di Thanos? Ho un'idea superba. Devo fare una chiamata. Sì, portalo qui. Il suo pacco è qui. Ottimo, grazie. Chissà che sorpresa contiene. Ta-da! È il guanto dell'infinito di Thanos. Quando lo indosserai, sarai il ragazzino più potente del mondo. Wow, è fantastico! Non dimenticare la tua fascia d'oro per tenerti il braccio. Un reggibraccio all'infinito. Controlliamo la tua gola. Apri la bocca. Ma è il braccio che mi fa male. Oh, beh, allora devo pensare. Ah, useremo questi per tenerti il braccio. Come? Proviamoci. Ups, ci deve essere un altro modo. Meno male che si sta finalmente sbarazzando di quei vecchi calzini. Userò i miei vecchi calzini per tenere insieme le stecche. Ha un odore disgustoso. Beh, dovrai abituartici. Il giorno più temuto, quello del vaccino. È il turno dei bambini. Chi è pronto a farsi vaccinare? Ah! Vai via da loro, vattene! Ho siringhe più belle. Sono tutte a gusto di frutta. Bene, così lo faccio. Vuoi provare la nostra nuovissima dose a gusto di Fanta? Che dolce, dammene ancora. Ora che si è distratto è il momento del vero vaccino. L'ho travestito da squalo in modo che non apparisse troppo spaventoso. Facilissimo! È così che si fa con un bambino. Pensa. Ah! Cos'è quella cosa laggiù? Eh? Che cosa? Benissimo, si è distratta. Questa è la mia occasione. Continua a guardare laggiù. Ho solo bisogno di metterti il cerotto ed è fatta. Che cosa? Come è potuto accadere? Facile, hai un dottore intelligente. Guarda, posso prendere in bocca il mattoncino Lego! Fantastico, voglio provare! Penso che mi sia rimasto incastrato nel naso! Ah! Oh, accidenti! Credo di aver ingoiato il Lego! Emergenza! Di che emergenza si tratta? Oddio, hai ingoiato un mattoncino Lego? Niente che un gadget a pompa non possa risolvere! Questo aspirerà fuori il Lego! Ce l'ho! Accidenti, è a rischio soffocamento! Al suo posto possiamo usare i tappetini dell'alfabeto! Sì, voglio giocare! L'ultimo tassello.
Fammi sistemare il tetto. È quasi finito! Wow, la mia casa dell'alfabeto! Ok, proverò a tirare fuori il Lego con le pinzette. Disgustoso, è pieno di moccio. Sai una cosa? Potrebbe essere utile. Prendi un Lego Pop-It. Ora vado a riempire lo stampo con dei cioccolatini colorati. Lascio che si solidifichi. Ed eccoci di nuovo. Li tolgo dallo stampo. Voilà! Ora sono dei Lego commestibili. Ho uno spuntino Lego per te. Wow, ma prima voglio provare a costruire una torre. Perché non lo assaggi? Mi piace un sacco. Il mio trucchetto è meglio di quegli stupidi gadget. Che prurito! Diamo un'occhiata più da vicino. La tua testa è infestata dai pidocchi. Ho bisogno di quella lente di ingrandimento. Ehi! Anche il mio paziente ha prurito alla testa. E anche la sua testa è infestata dai pidocchi. So qual è la soluzione. Torno subito. Sono tornato e vestito a dovere. Rilassati, sono solo il tuo dottore. Ho preparato un bagno per te. Andiamo in questa piscina gonfiabile. Ok, iniziamo con lo shampoo antipidocchi. Devo versarne un sacco per essere sicuro di affogarli tutti. È troppo! Ho lo shampoo negli occhi! Ups, non preoccuparti, ho un gadget anche per quello. Questa visiera impedirà allo shampoo di entrarti negli occhi. Un'altra cosa, un soffione da doccia a papera. Mentre la papera guida la sua barca, tu ti risciacqui. Vedi? I miei gadget funzionano perfettamente. Tutto a posto. Wow! Non mi prude più la testa. Dovrei coprirmi la testa in modo che quegli insetti non mi raggiungano e usare il coperchio di una padella per proteggermi il viso. Ok, coperto a dovere. Fammi controllare i pidocchi nei tuoi capelli. Oh, ce ne sono troppi! Ah, non riesco a respirare in questa cosa. Dobbiamo raderti i capelli. Cosa? Niente capelli, niente pidocchi. Oh, i miei capelli! Abbiamo quasi finito, non vedo più pidocchi. I miei capelli! Almeno abbiamo risolto il problema, giusto? La bambina povera e il bambino ricco hanno problemi alle orecchie. Meno male che il dottore povero e quello ricco sono qui. Fammi esaminare il problema. C'è un ragno nel tuo orecchio! Ho bisogno di quel tubo! Ehi, dov'è il mio giocattolo? Sono tornato. Userò il tubo per soffiare via un'enorme palla di cerume dall'altro orecchio. Quanto cerume appiccicoso! Almeno riesco finalmente a sentirti. Te l'avevo detto che avrebbe funzionato. Sto cercando dentro le tue orecchie in questo momento usando la telecamera. Wow, ci sono un sacco di diamanti lì dentro. È il momento dell'estrazione. È come uno scrigno di tesori all'interno del tuo orecchio. Sto cercando il cerume, ecco fatto. È ora di diventare ricchi. Raccoglierò tutti questi diamanti. Il cerume è arrivato con così tanto tesoro. Però è alquanto disgustoso. Mi sento molto meglio ora. Quei diamanti sono il tuo pagamento. Tornerò a casa ricco. Ho la sensazione che Babbo Natale non farà regali a questi bambini cattivi. Oh oh, le loro lingue si sono congelate e sono rimaste attaccate al palo. Hanno bisogno di dottori. È il dottore povero. E il dottore ricco. Userò questo mini ventilatore per soffiare calore sulla lingua. Facilissimo. Grazie, dottore. Ecco il tuo pagamento. Che bella giornata per essere ricchi. Ho bisogno di qualcosa di caldo per tirarla via. Ah, una tazza di tè caldo. Ecco, te lo verserò sulla lingua. Accidenti, lascerà un segno. È bollente! Oh! Bollente, 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 bollente! Ehi, almeno ti sei liberata. Guarda i miei trucchetti con lo skateboard! Ho trucchi migliori! Oh oh, attenzione! Sto perdendo l'equilibrio! Ah! Oh oh, schianto con lo skateboard! Oh mio Dio, cosa è successo? Mi vergogno, ma penso di aver perso il mio incisivo! Ho un'idea, userò la colla per rimettere il dente! Dammi un secondo per sistemarlo! È pronto! Com'è? Il dente è storto! Ops! Immagino che avrei dovuto usare la supercolla. Hai perso un dente? Aspetta, chiamerò qualcuno. Ehi, ehi, sì, che succede? Chi siete, ragazzi? L'uomo in nero è venuto a raccogliere i suoi denti d'oro.
Grazie. Ora riprendiamoci quel sorriso. Proviamoci. Perché non fai un sorriso? Mi si addice in quanto ragazzo ricco. Quelle sui loro volti non sono eruzioni cutanee? Ho capito cosa sta succedendo qui. Hanno bisogno di un antisettico da tamponare su tutte quelle eruzioni cutanee. Wow, il mio viso non prode più. E io? Stai cercando di essere come l'incredibile Hulk? Dottore, aiutami! Ehi! Cosa? Ho anche io le eruzioni cutanee! Aspetta, un'idea! Lo faremo in modo organico! Trasformeremo questo cavolo in una maschera per il viso! No! Hai sprecato mio cibo! Cosa ha in mente di fare, il dottore? Ti presento il punzone! Lo userò per creare divertenti forme minuscole con il cavolo! Bene, sono pronte! Applicherò una forma su ogni eruzione cutanea! Wow, il mio viso è carino! Meglio che assomigliare a Hulk, no? Sasso, carta, forbici, giù! Ancora! Continuo a perdere! Ti sfido a mangiare quel pesce! Il poliziotto è troppo occupato per accorgersene! Avanti, fallo! Ok, speriamo bene. Vieni qui, pesce. L'ho preso! È davvero piccolo. E adesso? Mettitelo in bocca! Oh, oh, il bambino sta soffocando! Dov'è il mio pesce? È sparito! Ah! Manovra di Heimlich! Oh, cavolo! Brutta faccenda! Oh, ecco, proverò a tirarlo fuori con una canna da pesca. Ci sono quasi! Lo sento! Per favore, salvi il mio pesce! Tiro! Ce l'ho fatta! Il mio pesce è vivo! Come osi mangiarlo? Restituiscimelo subito! Oh, eccoti qui, mio prezioso pesce! Ti hanno fatto male? Guarda, ci sono tante caramelle nel gabinetto! Oh, voglio mangiarle tutte! Ho una caramella incastrata nel naso! È enorme! Ci aiuti, per favore? Lei è un agente! Io non so cosa fare! Un linguotto d'oro! Voglio dire, so esattamente cosa fare! Torno subito! Questo è un irrigatore nasale! Grazie! Lo metterò nell'altra narice, così spingerà fuori la caramella dal naso! Oh, accidenti, è uscita pure con il moccio! Che schifo! Ce l'ho tutto in mano! Finalmente posso respirare! Sì, io sono ricco! Evviva, i miei gadget sono fantastici! Il dottore povero sta facendo il bagno a suo figlio! Oh, papà, l'acqua è sporca! Oh no! Aspetta, ho uno stuzzicadenti! Lo userò per pulire il soffione! Basta infilarlo nei buchi! Giù fino all'ultimo buco e ora è pulito! Vedi, l'acqua è di nuovo limpida! Ora puoi goderti il bagno! Ma non voglio rovinarmi i capelli! Portalo via! E adesso? Ho un'idea! Userò questa bottiglia d'acqua per coprirti i capelli! Puoi fare il bagno senza rovinarteli! Ora sì che si ragiona! Papà è proprio intelligente! La doccia è da questa parte! Godetevi il bagno! Ci dia un po' di privacy! Ti stai divertendo? Oh no, lo sciampo negli occhi! Oh caspita, un momento, posso chiedere aiuto al poliziotto? Soldi? Ecco il gadget! Grazie! Questa corona eviterà che lo shampoo le finisca negli occhi! Sì, funziona! Oh, aspetta, ancora una cosa! Un lingotto d'oro questa volta? Capito! Un secondo! Ecco qui! Un soffione di gomma con la paperella! Risciacquare lo shampoo sarà ancora più divertente! Abbiamo quasi finito! Fatto! Profumi di fresco dopo il bagno! Sì! Adoro sempre il momento del bagno! Questo cibo è disgustoso! Oh. Che noia! Oh, cos'è questo? Oh, oh, sembra un alveare! Voglio provare a romperlo! Non credo sia una buona idea! Yeah! Hai appena colpito un alveare! Ci stanno attaccando! Mettiti in salvo! Ce ne sono tantissime! Vai fuori di qui! Oh no, mi stanno inseguendo! Ferme, ferme, aiutatemi!
Che cosa è successo a mio figlio? Oh no, ti hanno punto davvero tanto. Pensa. Una forchetta. Ci sono! Mi servono due forchette e un elastico. Metto le forchette una contro l'altra e poi le leggo insieme con l'elastico. È una pinzetta, fai da te. Ora possiamo togliere le punture delle api. Sei pronto? Facile, basta spremerlo fuori e fare lo stesso con le api. Che schifo, sta uscendo di tutto. Wow, la mia faccia è pulita! Tuo padre è proprio intelligente. Vieni, abbracciami. Buon compleanno, tesoro. Ah, oh, questo è un riccio? Oh, oh, lo sta per toccare. Ah, mi ha fatto male! Ah! Va tutto bene, ho un estrattore d'oro. Questo rimuoverà facilmente tutti quegli aculei. Vedi, facile e veloce, proprio così. Questo gadget è fantastico! Sei la mia salvatrice, mamma! Grazie! Uffa, odio questi brufoli! È una pistola d'acqua! Mi sta colpendo con il bus del brufolo! Ah! Cosa c'è, tesoro? Oh no, hai brufoli! Questo è piuttosto grande! Cosa dovrei fare? Oh, ci sono! Userò questo lingotto d'oro e comprerò un gadget aspirante. Questo aspirerà tutto il pus del brufolo. Schiacciando semplicemente un pulsante, i tuoi brufoli scompariranno. Ce l'hai fatta e vai! Cavolo, ho un sacco di brufoli. Forse dovrei provare a farli scoppiare. Arriva! Ah, mi ha colpito, che schifo! Adesso ho anche un brufolo. Ah! Vediamo cosa abbiamo qui. È una lumaca? Che schifo. Cosa c'è? Quelli sono brufoli? Non preoccuparti, ho una soluzione. Vieni qui, lumachina. Guarda, applichiamo la bava di lumaca su tutto il viso. Wow, la mia faccia è davvero liscia! Batti il 5. Eccolo che arriva. Ciù! Oh oh, quel moccio vola ad alta velocità. Ce l'ho fatta! L'hai rovinato! Questo stupido moccio! Un momento! Mio figlio è malato! Ha bisogno di medicine! Meno male che ho uno sciroppo per la tosse! Figliolo, devi prendere questo! Ha un odore terribile! Hai ragione, è davvero amaro! Fammi pensare ad un altro modo! Verserò lo sciroppo sul lecca-lecca! Forse prima avrebbe dovuto pulirlo quel lecca-lecca! Penserà che lo sciroppo sia solo qualcosa di dolce. Guarda, ecco un lecca-lecca. Non mi piace. Oh, mi è rimasto attaccato ai baffi. Buttiamolo via e basta. Una bottiglia di Coca-Cola. Ho un'idea. Prendo la Coca-Cola. La apro. E ci verso lo sciroppo per la tosse. Mio figlio non noterà nemmeno la differenza. Così dovrebbe bastare. La poso per terra un po' finché non diventa gelatina. Ecco la tua gelatina di Coca-Cola. Provala. Forza. Un sapore incredibile. Ha funzionato. Questa è la sorpresa più bella di sempre. Sono malata. La mia povera figlia. Perché continui a sacudire? Niente più caramelle, signorina! Ecco perché sei malata! Dovresti prendere questa medicina! Non la voglio! Cosa devo fare con te? Agente! Polizia! Cosa succede? Eccomi qui! Prenda i soldi e faccia prendere la medicina a mia figlia! Vada, vada, vada! Sono tornato con una macchina artiglio! Metto dentro la pillola e la mescolo alle caramelle. In questo modo penserà che sia solo una caramella. Lo provi. Guarda, è un gioco! Prendi quella caramella. Che cosa eccitante! Voglio quella caramella enorme! La prendo! Ci sei quasi! Sì! Mi piace! Ora mi sento molto meglio. Il dottore Ricco è impegnato a guardare la TV mentre sua figlia dorme. C'è un mostro ombra! Non mi hai sorpreso con il tuo grido! Cosa succede? Non c'è nessun mostro, è solo un sogno! Non lasciarmi! Per favore, dormi con me! Cosa devo fare? Oh, ci sono! Polizia! Polizia! Cos'è tutto questo rumore? È notte fonda!
Può avere tutti questi soldi, ma protegga mia figlia e la tenga al sicuro. Ok, certo. Puoi avere questo orsacchiotto. Ok, buonanotte. Finalmente posso guardare tranquillamente il mio programma preferito. Perché questa stupida TV non funziona? Dai! Oh no, quello è un mostro ombra! Cos'è quella cosa? Ah! Oh no! Cos'ha mio figlio? C'è un mostro laggiù! Non vedo niente! Probabilmente hai appena avuto un incubo. Torna a dormire! Non lasciarmi, ho paura! No, cosa dovrei fare? Un guanto! Lo metto sopra una tazza, poi aggiungo qualche chicco di riso per riempirlo. Ora sembra pesante come una mano vera. Sdraiati! Te lo metterò sulla spalla, così mi sembrerà di toccarti. Oh! Perché ci sono così tante foto di papà? Un momento, lui è proprio lì. Ok, torno a dormire. Ok, ragazze, vi ho preparato il bagno. Quanto puzzate! Questo è il mio bagno! No, è il mio! Ah, ferme! Tu stai indietro! Signorina? Oh, bene, grazie! Questo bagno è davvero divertente! Ti farò io lo shampoo! Oh! Hai il sapone negli occhi! Non preoccuparti, hai una corona speciale! Eviterà che il sapone ti entri negli occhi! Dottore? Cosa? Dov'è il mio bagno? Oh, vediamo, cosa abbiamo? Uno spazzolone e un secchio? Ci sono! Userai questo per lavarti? Proprio no! Ah, entra e basta! Oh, non succede niente qui! Hai problemi con il bagno? Posso aiutarti? Immergerò lo spazzolone e poi lo userò per pulirti il corpo! Facile e veloce! Wow, sono pulita! Voglio farti un regalo e una collana profumata! Wow, ha un profumo proprio buono! La adoro! Il pavimento è così freddo che mi ha letteralmente congelato i piedi! Che ciabatte dovrei mettere? No! 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 Cosa c'è? Tutte le mie ciabatte sono brutte! Faccia qualcosa! Aha! Guarda i tacchi a rossetto di Barbie! Toglierò il tacco da questa scarpa e lo sostituirò con il rossetto. Molto all'avanguardia! Queste scarpe sono davvero uniche! Le adoro! Mi sento una modella! Ora voglio mettermi il rossetto! Meno male che ne ho uno sotto la scarpa! Davvero facile! Sono molto intelligente, eh? Dottore? E adesso? Può dare anche a me delle ciabatte nuove? Beh, possiamo usare anche la tua Barbie come ispirazione. Ciabatte in spugna. Ci sono! Preparo un tappetino puzzle e ritaglio la forma delle ciabatte. Faccio lo stesso con più tappetini e li impilo tutti insieme. Metto dell'infradito al di sopra e si otterranno queste ciabatte alte! Ecco qui! Wow! Sono proprio comode! Un lecca-lecca gigante! Oh, mi ha rotto un dente! Ah! Odio questo lecca-lecca! Allora è mio! Anche se è pieno di sporco e polvere! Mi si è rotto un dente! Cosa succede? Il mio dente si muove! Fammi dare un'occhiata più da vicino. Capisco. Devo avvicinarmi ancora di più. Come se entrassi nella tua bocca. Ah, eccolo! Lo sostituirò con un dente d'oro. È ora di tornare indietro. Cosa te ne pare del tuo nuovo dente? Wow, è così brillante! Paga? Ecco qui! Sì! Puoi aiutare anche me? Cosa vuoi? Devo farmi sistemare il dente! Sono proprio sporchi! Pagherò anch'io! Oh, bene! La bocca ti puzza! Non voglio farlo! No, me ne vado! Oh, no! È
Una pistola Nerf! Ho un'idea! Legherò il filo sciolto del mio maglione attorno a un proiettile e legherò l'altra estremità attorno al mio dente! Quando sparerò questa cosa mi toglierà il dente! Ma che... mi hai quasi colpito! Mi scusi? Questo giocattolo è mio! È mio! Le ragazze hanno tirato troppo forte e si sono fatte male! Stai bene! Mi fa male il polso! C'è una ferita, basta sistemarlo! Assolutamente no! Può prendere tutti questi soldi se riesce a portarmi un cerotto migliore! Questo è il kit ricco! Wow! Un cerotto fatto di diamanti e uno speciale spray curativo! Ricevi un lecca lecca d'oro per essere stata coraggiosa! Wow! Dottore... Cosa? Che cosa? Curi anche me! Non me ne faccio niente di un dollaro! La mia ferita! Eh? Oh! Ho trovato questo cerotto usato! Sono sicuro che andrà bene! Ma la polvere non gli permette più di attaccarsi! Ah! È una verza quella! Ho un piano! Lascia che ti insegni il riciclo! Quindi togliamo questa verza dalla spazzatura! Poi... useremo una delle foglie per coprire la tua ferita. Non riesco a credere che abbia funzionato davvero. Lo sapevo! Ha anche un buon sapore. Cos'è questo rumore? È un'ombra inquietante. C'è un mostro sotto il mio letto. Perché urli? C'è un mostro. È anche sotto il mio letto. Le ragazze hanno chiamato subito le loro mamme. Mamma, vieni, per favore! Sono qui, tesoro! Sono arrivata qui il più velocemente possibile! Rispondi! Chi mi chiama a quest'ora? Mia figlia? Oh, smettila di disturbarmi, ho bisogno del mio sonno di bellezza! Oh no, sono sola! Mi sento male per lei! Ecco! A cosa serve? Ho portato uno spray antimostri. Vieni, unisciti a noi. Va bene. Puoi provare a spruzzarlo tu? Va bene, ora mi sento davvero al sicuro. Non preoccupatevi, ragazze, nessuno vi farà del male. La ragazza ricca è molto malata. Hai bisogno di prendere la medicina. Non mi piace. Sono M&M's quelli? Mi hai appena dato un'idea. Dai un'occhiata a questa macchina a pesca verticale. Inserirò la medicina insieme alle caramelle. Questo è un gioco fantastico! Quello sembra più facile da prendere. Per favore, prendilo! Sì, l'ho preso! Ho preso una caramella! La ragazza ricca ha preso con successo la medicina. Dovresti sentirti meglio in pochissimo tempo. Oh, questo è moccio! Ah! Ops! Ragazzina col moccio! Aspetta! Ho qualcosa in tasca. Due spicchi d'aglio. Mettiteli nel naso in modo che succhino via tutto il moccio. Oh, accidenti! Esce un sacco di moccio! Non ci vorrà molto prima che sparisca tutto. È proprio rinfrescante! È uscito tutto! Portalo via da me! Me ne vado da qui! Il cibo è arrivato! Servirò prima la ragazza ricca. Soldi in cambio di cibo squisito. Ecco pollo fritto, un hamburger e del sushi. Buono! È proprio buono! Questa volta voglio l'hamburger. E questo pollo è davvero succoso! Ho bisogno di cibo! Cosa? Anch'io voglio del cibo! Beh, prendi questo riso con ketchup. Che cosa? Non mi piace! Bene. Ecco del formaggio fresco dalla mia scarpa. Scommetto che non hai mai assaggiato niente del genere. E questo puzza! Sono gelosa del suo cibo. Quello è un orsacchiotto? Ho un'idea! Prenderò del riso e gli darò la forma di una palla. Realizzerò anche queste altre forme. Poi arrotolerò il formaggio e lo metterò su un piatto. È un cuscino per l'orsacchiotto di riso. Voglio aggiungerci gli occhi e il muso usando il formaggio. E un altro pezzo di formaggio per la coperta. Il mio cibo sembra proprio adorabile! Mi entusiasma a dare un boccone! Che delizia! Il mio cibo è proprio noioso!
Non riesco a finire tutti questi cioccolatini. Li getterò tutti sul letto della ragazza povera. Tutti questi cioccolatini per me! Guarda la tua faccia! Cosa? Sono brufoli? Ho bisogno di uno specchio. Che brutta! Un momento, anche io voglio farli scoppiare tutti! Cosa è successo? Curerò la ragazza povera più tardi. Oh, accidenti, la tua faccia! Ti darò un lingotto d'oro se mi sistemi la faccia. Capito. Una padella? È per il lingotto d'oro. Lo scioglierò finché non diventerà liquido. Proprio così. Successivamente ci immergerò le dita e lo applicherò su tutti i brufoli. Bisogna assicurarsi che tutta la faccia sia coperta. Una maschera per il viso dorata. Perfetto. Anche io? No, solo per i ricchi. Prendi questo. Cosa ci faccio con una pianta? Oh, ci sono! Prendo un po' di terra e la applico sul viso. Una maschera per il viso al fango! Posso toglierla ora? Mi ha davvero tolto tutti i brufoli! Wow! Anche il mio trucco ha funzionato! Oh! Sembra che Chelsea abbia finito le bolle! Perché le stai soffiando tu? Possiamo usare questa macchina! Guarda quanta aria fa questo ragazzo! È molto divertente! Bolle! Bolle dappertutto! Oh no! Cosa farà adesso la famiglia povera? Clary, dai! Non fare così! Pulisci la bava! Uffa! Aspetta! Questo asciugamano mi ha appena dato un'idea! Un asciugamano sorridente per te e uno triste per me! Immergiamo l'asciugamano in una bacinella con del sapone biologico e poi soffia! Mamma, guarda! Sta soffiando bolle direttamente dalla mia bocca! Che bello! Voglio farlo anche io! È l'ora di andare a scuola! Wow, cos'è? Un tornado? Oh no! È solo l'elicottero della famiglia ricca! Siamo arrivati, tesoro! Saluta il nostro pilota! Stai bene? Ecco, questo è il tuo pranzo! Cosa? Un sacchetto di carta? Guardate il nostro! È fantastico, vero? Wow! È enorme! E ha un sacco di spazio dentro! E anche meglio della borsa di Mary Poppins! Mi dispiace, tesoro! Noi possiamo permetterci solo questa! Un peluche a forma di coniglio! Torno subito! Devo solo ritagliare il sacchetto di carta in questo modo! E voilà! Non è bellissimo? Sembra un coniglietto! Oh wow! Lo adoro, mamma! Niente batte questo simpatico coniglietto! Oh, che carino questo giocattolo! Oh oh! Quanti brufoli! Chelsea non riuscirà a resistere! Li scoppierà facendo un bel disastro! Oh, che cos'è? Mi sto divertendo un sacco! Li scoppierà tutti! Ne voglio altri! Che cosa? Va bene, i soldi risolvono qualsiasi problema! Ecco qui! I suoi brufoli sono enormi! Che bello! Sembrano vermi! Sono divertenti! Wow! Voglio scoppiare anche io i brufoli, per favore! Non riesco a resistere a quegli occhi da cucciolo! Oh. Cosa guardi? Vuoi questo? Tieni! Oh, grazie! Metterò il pluriball sul retro della custodia del telefono. Poi, con una siringa, metterò la vernice all'interno delle bolle. Per renderli più realistici, fai dei pallini rossi e bianchi. Fatto! La tua custodia per telefono è pronta! Che bello! È molto divertente! Ehi, guarda la mia invenzione! Grazie per il pluriball! Non mi interessa! Oh oh! Dietro di voi! Entrambe queste mamme otterranno un nuovo taglio di capelli! Non finirà bene! Guardate! Quelli sono... i nostri capelli! Oh! Aspetta, so come risolvere questo problema! Maggiordomo, passami il giocattolo, per favore! Che cos'è questo? Devi aprire la testa e mettere il pongo all'interno, poi richiuderla!
Ora premi il pulsante e guarda come crescono i capelli. Puoi provare un colore diverso e mescolare insieme più colori. Forte! Adesso voglio tagliarli! Vorrei essere una parrucchiera da grandi! E mia figlia? Non so cosa fare! Oh, questo filo mi ha fatto venire un'idea! Cosa farai con quelli? Ops! Questa è una situazione piuttosto intricata! Ho bisogno di un pezzo di cartone! Ritagliamo la faccia al posto di una bambola! Poi facciamo dei buchi intorno al bordo della testa e infiliamoci del filo! Che bello! La bambola è piena di capelli ora! Ma manca ancora qualcosa! Ah, eccomi! Ora puoi sistemare i capelli della mamma! I tuoi capelli sono bellissimi, mammina! Voglio fare una treccia ora! Penso che tu abbia bisogno anche di una frangia più corta! Meno male che non sono davvero i miei capelli questi! Sei perfetta! Boh, questo gadget è molto meglio! Aspettare in ospedale può essere noioso! Meno male che c'è Barbie con voi! Che cosa? Ridicolo! La mia Barbie è più bella! Cos'è? Mamma, che bella pancia! Anche io la voglio! Penso che la mia Barbie vorrebbe diventare mamma! Mamma, posso avere per favore una Barbie incinta? Che cosa? Va bene, devo solo premere qui ed eccola qui! Oh, che bella pancia! Wow! Non voglio più la mia vecchia Barbie! Oh oh! Barbie sta per partorire! Dottoressa Chelsea, abbiamo bisogno di lei! I bambini sono pronti ad uscire! Wow! Sono ben 3 gemelli! E che bel passeggino! È tempo di incontrare la loro mamma! Che bei bambini che hai avuto! Wow! Anche io voglio una Barbie incinta! Mamma! Questa noce è molto difficile da aprire! Oh, oh no! Il mio dente! No! Aspetta! Gusci di noci e Barbie! Cosa vorrà fare la mamma povera? Possiamo creare un bel pancione usando un guscio di noce! Poi versiamo della colla per assicurarci che non cada! Fatto! Barbie è mamma ora! Wow! La mia Barbie è incinta! Yeah! Avete visto? Ops! I miei denti! Che cosa? Ridicole! La famiglia ricca ha fatto un po' di shopping oggi! Wow! Quelli sono tatuaggi! Sono fantastici! Cosa stai facendo? Oh, ti piacciono, eh? Questo è ispirato al mio cantante preferito e questo è... Ah? Ti avevo detto di non parlare con gli estranei! Ma anche io voglio un tatuaggio! Cosa? È ridicolo! Oh, forse potrei comprarti quegli adesivi! Guarda che bei tatuaggi! Devi solo metterli sul braccio, bagnarli e poi togliere la pellicola! Carino, vero? Facciamone altri! Non fanno nemmeno male! Ecco, e ci abbiamo messo pochissimo! Wow, che belli! Grazie, mammina! I tatuaggi adesivi sono i migliori, eh? Sì, approvo! Wow! Mamma, anche io voglio i tatuaggi! Non ho abbastanza soldi per comprare i tatuaggi adesivi! Devo pensare a qualcos'altro! Ah! Cosa farà la mamma con un pennarello? Disegnerò un cuore sul cucchiaio! Ecco qui! Poi lo immergo nell'acqua! Così che l'inchiostro si separa dal cucchiaio! Sta funzionando! Ora immergi la mano! E vedi? I disegni si attaccano alla pelle! Voglio immergere anche la faccia! Oh, no, 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 no! Il braccio è sufficiente! Oh, ai, ai! Che male ai piedi! Oh, no! Stai bene? Oh, poveri piedi! Che faccio ora? Aspetta, posso comprare un gadget? Perfetto! Pantofole a forma di coccodrillo! Guarda, questi coccodrilli aprono la bocca ogni volta che premi la suola! Hanno sempre fame! È divertente! La mia
Sono queste scarpe tutte rotte. È imbarazzante. Aspetta, fammi vedere i tuoi capelli. Potrei usare questi Lego. Sono abbastanza appiccicosi da coprire i buchi delle scarpe. Sì, li userò come decorazioni. Sono molto carine quelle scarpe. Anche io le voglio. Sei la migliore mamma. Meno male che Hulk è forte ed elastico. Oh no! Ho paura! Mamma! Oh, tranquilla tesoro. Queste lampade ci aiuteranno. Che belle! Ne voglio una anche io. Tranquilla tesoro, ho una torcia nella mia borsa. Ta-da! Ah, i miei occhi! Hai ragione. Palloncini, vediamo cosa farà la mamma povera. Pronta? Per prima cosa metterò della colla su tutto il palloncino. Mettetene un bel po'. Ora uso un pennello per stendere la colla in modo uniforme. Poi appendilo e avvolgi della corda tutto intorno. Dovrà sembrare un enorme gomitolo di lana. Forte! Ora fai scoppiare il palloncino e metti la torcia dentro. Wow! È bellissima! Siete state entrambe molto brave! Ma ora potete anche spegnerle! C'è qualcosa che si muove sulla scrivania! È un mostro! Aspetta! Una A! Ah! Sorpresa, sono io! È tuo! Un peluche alfabetico! Ehi voi, guardate che bello! Cosa c'è, tesoro? Mamma, anche io voglio un peluche alfabetico! Fammi controllare! Oh no, mi sono cadute tutte le monete da questo buco! Ah! Pennarelli, cosa farà la mamma povera? Disegna una lettera A gigante! Guarda, c'è anche una B nascosta all'interno! Ho fatto anche altre lettere! Che belle! Ah! Beh, i peluche di carta sono molto più divertenti!